Ciao a tutti, siamo col professor Carlo Montanaro, uno dei fondatori delle giornate del cinema muto, nonché componente stabile del direttivo delle giornate del muto, nonché responsabile tecnico. Carlo, ci vuoi spiegare un po' quali sono le problematiche, come funziona con questi film anche molto antichi? Ma oddio, i film in realtà sono antichi, però naturalmente le copie che noi proiettiamo sono state restaurate, rese attendibili anche con le macchine di oggi. Certo, il passato aveva tutta una serie di variabili che sono scomparse con l'inizio del sonoro. Il sonoro per ovvie ragioni ha dovuto stabilizzare una velocità fissa e intorno a, poi, a questa scoperta del sonoro e a questa velocità fissa si sono aggiunte tutte le cose nuove che sono sopravvenute da partire dagli anni 30, il colore, il grande schermo, il cinemascope, il 3D e tutto quello che è accaduto. Prima esisteva solo questa pellicola infiammabile, molto problematica, che però aveva una inquadratura diversa da come siamo abituati oggi a vedere anche la televisione, che è tutta rettangoloide, mentre quella volta tendeva al quadrato, uno di altezza per 1,33 di larghezza, e soprattutto la velocità era variabile, non aveva una regola fissa che potesse dire perché si doveva proiettare invece che a 24, come poi si scelse per il sonoro, a 18, a 16, a 14 o altro. Sono tutte cose che noi dobbiamo decriptare oggi, leggendo anche i materiali profilmici, come si suol dire, e in particolar modo da metà degli anni 10, se si possiede la partitura musicale che segue passo passo con le indicazioni sulla partitura appunto del maestro, anche dei sincroni visivi, e allora si ha la sicurezza matematica che la velocità è quella giusta. Bentrovati, siamo con Francesca De Ross dell'ufficio stampa delle giornate del cinema muto, che ci illustrerà gli appuntamenti, i film più interessanti da vedere di domani, mercoledì 5 ottobre, al Teatro Verdi. A te Francesca. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Domani la giornata sarà quasi interamente dedicata alla sezione delle riscoperte, ovvero i film e le pellicole che si pensavano essere andati perduti invece sono stati riscoperti in quest'ultimo anno. Alle 10.30 vi segnaliamo The Soldier's Courtship, una pellicola del 1896 che è uno dei primi esempi nella storia del cinema di film con dei soggetti inglesi. Domani sera, a partire dalle 8.30 al Teatro Verdi di Pordenone, andrà in scena di Divan Human, dove troviamo una splendida Greta Garbo in una scena con un bacio appassionato. E a seguire invece, per la serie Eventi Musicali, ci sarà The Circus, film realizzato da Charlie Chaplin nel 1928, la cui musiche saranno suonate dall'Orchestra San Marco di Pordenone e dirette da Guten Buchwald. E la particolarità è che è stata scelta la partitura scritta dallo stesso Chaplin ben 40 anni dopo la realizzazione del film. Infatti la caratteristica di queste musiche è c'è una forte influenza, insomma, dello swinging musicale degli anni 60. Per concludere, alle 22.30 invece, per la sezione Cinema Giorgiano, c'è la pellicola Cabarda, una pellicola la cui particolarità è legata soprattutto a una raffinatissima satira cinematografica e anche numerose altre novità sul piano proprio stilistico che vi lascerò scoprire. A proposito di The Circus, siamo stati a curiosare durante le prove dell'Orchestra San Marco, diretta da Guter Buchwald, che ci ha lasciato anche una piccola dichiarazione. Be ready. Io sono molto contento con l'Orchestra di San Marco di Pordenone. Decrescendo.